Che cosa sono le traduzioni ufficiali di documenti per andare a lavorare all'estero? Tempo fa ho letto questo post sul forum di Italians in Fuga e c'erano alcune inesattezze e alcune cose che vale la pena spiegare, come spiego meglio nel post del mio blog. Dunque, il post ufficiale è lo studio del traduttore. Il traduttore giurato non lavora per i tribunali, quindi non andate negli uffici dei tribunali a chiedere se hanno dei traduttori interni perché non esistono. Al massimo possono darvi dei nomi oppure darvi i nomi presenti nella lista dei CTU. Il traduttore non deve essere necessariamente iscritto all'albo dei CTU, ma molti tribunali stanno restringendo la possibilità ai soli traduttori iscritti e in ogni caso bisogna vedere se l'autorità a cui consegnerete il documento prevede dei requisiti specifici per il traduttore. Per esempio, se andate in Australia, il traduttore deve essere iscritto all'associazione NAATI, che non c'entra niente col tribunale. Per ulteriori dubbi e altre domande, scrivetemi, sarò felice di rispondere a tutti i vostri quesiti.